Look sanremese ancora per Maria Lucia Mugno, appena tornata da Sanremo, dove come altre volte sei stata protagonista dietro le quinte e tante anche le acconciature nelle quali ti sei esibita. Allora Maria Lucia, un bilancio di questa esperienza sanremese. Sono 3 anni di seguito che partecipo a Casa Sanremo e Sanremo, e praticamente sempre se ne vedono di tutti i colori, veramente. È stata una bella esperienza anche quest'anno, tra cui ho pettinato Maria Teresa Ruta e tanti altri personaggi, e abbiamo presentato insieme alla mia agenzia il Girasole 20. Ho lavorato alla cantante Aida Frigino, il tema Madre Natura, dove in cui lei è venuta, lei diciamo la sua creazione dell'abito fatto di fiori, e insieme abbiamo deciso anche l'acconciatura con 150 rose, Madre Natura, perché siamo sempre in tema di Sanremo, ed è piaciuto tantissimo a Barbara D'Urso, che è uscita anche su Pomeriggio 5 con Tonon, insomma ci hanno ripreso le reti televisive di Canale 5. Il dietro le quinte, questa bella esperienza che abbiamo fatto insieme. C'è stato il momento fashion a Casa Sanremo, come ogni anno abbiamo fatto questa sfilata con delle cose particolari. Il tema è sempre i fiori, con vari abiti di vari creazioni, abbiamo fatto acconciature molto particolari, anche acconciature sobrie. Poi si sa, dietro le quinte ne vedi di tanti colori, di vari personaggi, vari big. Mi ha colpito anche la canzone che ha vinto, mi è piaciuta tantissimo. È stata, diciamo, all'inizio è stata criticata per il fatto che c'era stato quell'episodio che praticamente era stato già ascoltato il brano. Poi si sono presi la rivincita.